Immaginiamo ci sia un cubetto di ghiaccio sul tavolo davanti a noi. La stanza è fredda, la temperatura è di 7 gradi sotto zero. Molto, ma molto lentamente, la stanza inizia a riscaldarsi. Quindi inizia meno 6, meno 5, meno 4. Il cubetto di ghiaccio a meno 4 è ancora lì sul tavolo davanti a noi. Meno 3 gradi, meno 2 gradi, meno 1 grado. Rimane sempre lì, non succede niente. Arriviamo a 0 gradi. Il ghiaccio, iniziamo a vedere, inizia a trasudare un pochino. Una variazione di un grado apparentemente non causa nessun tipo di cambiamento al cubetto di ghiaccio, ma man mano che anche solo di un grado la temperatura si alza, ecco che alla fine non vediamo più il cubetto di ghiaccio, ma vediamo che cosa? Un po' di acqua. Questo passaggio ci fa comprendere che l'evidenza di un cambiamento è il frutto di quello che è avvenuto prima, ma soprattutto che occorre del tempo per raggiungere un certo risultato e in quel frattempo non è visibile il cambiamento in atto.